Graziano Montigi, un talento, o meglio, cosa significa essere un talento o sentirsi dire di avere un talento? Presentati un po' da solo intanto. Ma innanzitutto grazie, la prendo come un complimento, però io cerco semplicemente di studiare, di fare quello che posso, poi se le persone, il pubblico apprezza, insomma, è una bella soddisfazione, però Certo. insomma non si arriva mai, quindi. Ma perché la gente pensa che tu sia un talento? Qual è il tuo talento? Qual è la tua passione? Allora, la mia passione è suonare le launeddas. Suonare? Le launeddas. Le launeddas? Le launeddas sono un tipico strumento della Sardegna, le cui origini sono praticamente, insomma, sconosciute. Si dice che. No, non si dice. La prima testimonianza è stata il bronzetto etifallico che è datato a circa VII secolo a.C., quindi parliamo di qualche millennio di anni fa. Ma perché c'è stato un ritrovamento? Sì, a Ittiri. È un bronzetto appunto dell'epoca nuragica, dove appunto si evince un suonatore di launeddas in una posizione classica e con tre calami. Alcuni dicono che sia un po' esagerato, che sia forse. Sbagliato dire che è un suonatore di Launeddas, però sicuramente a noi piace pensare così. Quando ti sei avvicinato a questa passione? Allora, mio padre è un costruttore di Launeddas, quindi io ho sempre visto a casa e sentito soprattutto, quindi prima di iniziare seriamente il percorso ci sono voluti circa 12-13 anni, però io lo strumento in mano diciamo che l'ho sempre tenuto, ci ho sempre giocato. Poi ad un certo punto ho chiesto a mio padre di insegnarmi qualcosa e lui mi ha accontentato. Quindi ho fatto 1 o 2 anni sotto la sua guida, poi abbiamo deciso che per approfondire meglio gli studi era meglio andare sotto la guida del maestro Luigi Lai e con lui ho passato tuttora, insomma, quando posso cerco di seguirlo. E quanti strumenti suoni? Iniziato con quello e poi? Per strumenti cosa intendi? Perché le Launeddas sono una famiglia di Di strumenti, strumenti. ok? Quindi se tu intendi, Quanti? se la Sì. domanda è se sono fiorasso, punto e organo, mediana pipia, fiuda, eccetera, eccetera, ok, ma se intendi suoni Altri? le Launeddas oppure, che ne so, il pianoforte, la fisarmonica, il clarinetto, cosa intendi per strumenti? No, 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 io intendevo proprio della famiglia, immagino quindi Famiglia tutti, delle sì. Launeddas? Allora, li suono tutti, però naturalmente ho. Le tue insomma, prediligi qualcosa. No, li preferisco tutti, però ho avuto modo di approfondire gli studi solo su alcuni e quindi su altri sono ancora in via di studio e di sperimentazione. Però sicuramente riesco ad esprimermi al meglio in Suvioratio, nella mediana pipia, nella fiuda e nel punto d'organo. Facciamo una pausa, ti voglio sentire suonare, ho visto che tu hai portato qualcosa, Sì. me lo fai vedere? Sì.
Graziano, ti ho visto prepararti, quindi devi scaldare le dita e soprattutto Sì, accordare. è veramente difficile, non avete idea di quanto sia difficile accordare lo strumento. Sì. Poi con queste temperature le ance sono molto delicate, quindi Lance. sì. Lo strumento è completamente fatto di canna. Ci sono, allora, partiamo dalla struttura. La struttura è composta da un basso che fa la nota fissa, la tonica. Poi abbiamo Samancosa, che è la canna. La canna legata al basso, ok? Quindi il basso ha un solo foro e, come ho già detto, fa la tonica, mentre invece Samancosa, che è legata al basso, ha quattro buchi diteggiabili più uno che non è diteggiabile e suona solo quando tutto è chiuso, ok? Poi abbiamo la solista, diciamo, che è Samancoseda, questa è slegata dal resto delle canne. Anche lei ha quattro fori diteggiabili e uno solo non diteggiabile. Adesso ve li faccio sentire anche uno a uno. Questa è la nota fissa, la tonica, mentre invece questa è la mancosa. Che ricorda un po' il flauto della scuola. No. Dipende dai ricordi. Giusto. E questa invece è la mancosedda. E tutti assieme, insomma, suonano così. Bellissimo. Senti, voglio farti un'altra domanda. Che emozioni provi quando suoni? Quando sono bene, belle. Quando sono male, no. Allora, la cosa bellissima secondo me di questo strumento è che, siccome le ance sono all'interno della cavità orale, quindi all'interno del cranio, il suono percepito da chi Vibra. suona è differente da chi ascolta. Quindi Ah. veramente per chi suona è un'emozione differente. Spesso mi capita ma credo non soltanto a me, spesso mi capita di suonare, di lasciarmi andare, di viaggiare. È veramente molto molto bello. Riesci ad esibirti? È molto richiesto, è richiesto solo in Sardegna. Mi hai detto che tuo papà costruisce questi strumenti, quindi vuol dire che ci sono diversi musicisti. Allora, in ambito regionale è vivo, è molto vivo. Si fanno tante serate perché comunque sia viene utilizzato per accompagnare gli eventi religiosi, ma anche non. Quindi processioni, ma anche balli in piazza Ah. e via dicendo. Però diciamo che negli ultimi decenni, se vogliamo, stiamo un po' sconfinando. Noi ce ne siamo accorti perché mio padre è un costruttore e abbiamo ricevuto diverse richieste anche da extraregionale, diciamo, Ma dove, per esempio? da tutto il mondo in A tutto realtà, il mondo. sì. Eventi sporadici, però stanno diventando sempre meno rari. E come fanno poi a studiare come si Il sa? problema è proprio quello, il problema è proprio quello, perché Quindi tu una volta potresti che... fare un insegnante in giro per il mondo? Sì, mi è Non capito. esiste ancora questa figura al conservatorio, sì? Allora, diciamo che è un terreno che ha sicuramente delle potenzialità, che può crescere tantissimo, però siamo da questo punto di vista dell'esportazione, parlo, siamo agli arbori, mentre Ok. invece al conservatorio è partito il corso già 4 anni fa, se non erro,
col maestro Luigi Lai, invece adesso sta insegnando Michele Deiana, che è un altro suonatore di quarto. Quindi dal punto di vista del conservatorio diciamo che abbiamo iniziato e anche iniziato abbastanza bene, però anche lì ci vogliono degli anni prima di riuscire a... Chi ti ha sostenuto, papà? Ma tutta la famiglia mi ha sostenuto, tutta la famiglia. Orgogliosa che tu porti Sì, avanti sì, sì. questa È molto tradizione. importante avere una famiglia alle spalle che ti supporti perché il percorso è molto difficile. Servono tantissime ore di studio, quindi è veramente tanto importante il supporto a questo. Non finirò mai di ringraziarli per Tu questo. sei giovane, quanti anni hai? 32. Sembri ancora più piccolo, dai, Sì, lo so che volevi che ti... ah, che So che... bello! Ah, ok, di Quindi solito... sono un talento, poi mi dici che sono Sei... anche giovane, quindi al massimo. Quando hai capito che questa tua passione poteva... Cioè, o se hai capito che può diventare la tua attività? Allora, è difficilissimo vivere di musica, è difficilissimo vivere di musica, pochissimi ci riescono, perché poi specialmente dopo il Covid, le difficoltà sono aumentate. Quindi, In che senso sono aumentate? allora, sono aumentate perché abbiamo avuto 2 anni di stop, quasi completo. Non ci sono E adesso state. non c'è Sì, ripresa, ci adesso sono c'è tante una. feste. Sì, adesso c'è una ripresa importante, molto significativa. Però, insomma, riuscire ad avere un reddito costante Completo, che sì. permetta, insomma, una vita dignitosa è veramente Certo, difficile. ma ho visto che tu apri qui e ce ne sono tantissimi, quindi sono tanti strumenti o puoi associarli tra di loro? Allora, come ti dicevo, le Leonidas sono una famiglia di strumenti. Ah, quindi sono tutti diversi? Sì, a parte Ah. pochissimi doppioni che ho per esigenze personali, questi sono tutti diversi, sono circa... Posso? Sì, basta che non tocchi le Volevo provare a accordarlo, ance. no, No, sto scherzando ovviamente. ti prego. Non oserei, ti prego. Sono leggerissime, no, non oserei mai. E Graziano c'è scritto, sono tutte personalizzate. Sì. E dicevi quindi che ognuno ha il suo suono, Sì, evidentemente. certo. Hanno per ogni tipologia, che a parità di tonalità fa comunque note diverse, poi appunto la stessa famiglia possiamo trovarla in tonalità differenti. Ok, quindi abbiamo fioraccio, punto d'organo, mediana pipia, fiuda, eccetera, eccetera, e le troviamo in varie tonalità. È un mondo È un complesso, mondo, è un è proprio un mondo. mondo, sì. È proprio un Ci fai mondo. sentire ancora qualcosa? Sì, certo.
e così via. Bravissimo. Quando ho incontrato Balia, e poi mi racconterai anche il tuo incontro con lui e le tue collaborazioni, lui mi ha detto: ti faccio conoscere un ragazzo che sta sperimentando, sta sviluppando l'utilizzo di un clarinetto. Quanto è corretta questa affermazione? Si può definire un clarinetto? Ma in realtà l'ancia è diversa dal clarinetto. Forse perché è ad aria. Se vogliamo catalogarlo in base all'ancia, se vogliamo... no, perché l'ancia è completamente diversa. Questa è un'ancia semplice battente. Il clarinetto è un'ancia completamente diversa. Diversa. Sì, forse me l'ha detto per la mia ignoranza, per farmi capire in modo semplice. Sì, che cosa magari voleva essere. Dire che, insomma... come strumenti forse un pochino si assomigliano, forse voleva dire questo. Però lui ha anche detto che tu stai studiandoli, in modo di suonarli diversamente. Forse ti vede così? Non lo so, magari lui mi vede così, magari si è innamorato di me e mi vede così. Glielo chiederemo. Ascolta, aneddoti, incontri, qualcosa che ha segnato il tuo percorso che vuoi raccontarci, che possa essere... Sicuramente l'incontro con Alberto ha influenzato molto il mio percorso musicale. Mi ha permesso di toccare rami della musica che non avevo mai visto prima. Vuoi spiegare chi è Alberto Balia? Sì, certo. Alberto Balia è uno dei più grandi chitarristi che la Sardegna abbia mai avuto. E suona divinamente, basta ascoltarlo per capire di che cosa sto parlando. E non solo, lui oltre che essere un virtuoso dello strumento è anche un virtuoso dal punto di vista della composizione, dal punto di vista teorico, se così vogliamo dirlo. Sì, proprio è un maestro di musica. Che tipo di musica fate insieme? Allora, assieme diciamo che cerchiamo di tenere i ritmi della Sardegna, ma cambiando comunque sia le scale, quindi per farla, per dirla semplice. In un modo molto semplice, facciamo delle scale, okay, che non sono tradizionali della musica sarda, però cerchiamo comunque di riproporre in una maniera alternativa, se vogliamo. E con Alberto, insomma, c'è da divertirsi, anche parecchio. Senti, ma vi accompagnate anche con le parole? No, io è meglio che non canti, perché non... sono pessimo. Io suono e basta, sono le Lamedas e basta, mi occupo solo di quello. Senti, qualche riconoscimento o qualche premio, qualche concorso, qualcosa che hai fatto? Allora, in passato sì, ho fatto due concorsi musicali a Villa Cidro, uno sono riuscito anche a vincerlo, sì, e l'altro invece sono arrivato secondo. Vabbè, succede. Quanti eravate? Non mi ricordo però. Come ti vedi? Cioè, diciamo, i prossimi obiettivi quali sono? Allora, i prossimi obiettivi sono sicuramente registrare qualcosa su Spotify, ne abbiamo anche già parlato con Alberto, abbiamo qualche brano, ma non solo con Alberto, anche con Michele Deiana, l'insegnante del conservatorio. Mm-hmm. Abbiamo un progetto di registrare qualcosa per Spotify, anche perché ce lo stanno chiedendo in tanti. C'è tantissimo materiale su YouTube, però... Cosa dobbiamo cercare su YouTube per trovarti o per trovare la tua musica? Beh, sicuramente Graziano Montigi, non si sbaglia. Montigi. Sì.
Ma bravissimo! Sai che incanti? Davvero? Mamma mia! Esistono degli spartiti. Sì, la tradizione è una tradizione, una tramandazione orale, quindi Come fai a impararle? questa è una bella domanda. Il maestro smonta la suonata noda per noda. Una noda è praticamente un tassello, se così vogliamo definirlo, della suonata, ok? Per esempio, quest'ultimo brano che stavo suonando è un pezzo di ballo campidanese. C'è una metrica dietro ed è sviluppata tutta sul 3 e sui multipli di 3. Tre. Sì. Quindi cosa succede? Che il maestro smonta una noda alla volta e la spiega. Come la spiega? Scendendo mano destra da mano sinistra. Tu prima hai fatto il paragone con il clarinetto, ok? Una differenza secondo me molto importante tra il clarinetto è che il clarinetto comunque fa una nota alla volta. Per quanto possa essere veloce e bravo il musicista, sempre una nota alla volta fa. Questo strumento invece no. Se vogliamo, possiamo dire che ha due clarinetti, ok? Quindi suona due clarinetti contemporaneamente. Perché io posso diteggiare due mani Pensate. contemporaneamente. Sai cosa mi ricordava adesso? Te ne sparo un'altra, Vai, che tanto siamo vai, vai. in le cornamuse. Sì. Mi ha ricordato il periodo di Natale, le cornamuse. Sì, può Vero? essere. Una cosa molto bella secondo me è che ci sono stati dei ritrovamenti di bassorilievi. E ti parlo dell'Irlanda, della Gran Bretagna, ma anche nelle Cantigas di Santa Maria in Spagna, delle rappresentazioni di strumenti veramente molto molto simili alle launeddas. Quindi qualcuno addirittura afferma che le launeddas o comunque uno strumento molto simile alle launeddas che all'epoca non sappiamo come si chiamasse o esattamente come fosse fatto, potesse essere questo strumento qui il padre della cornamusa. Vedi, Sì. anche perché secondo me sì, è abbastanza logica e semplice la risposta. Guarda che esce il mio Piero Angela adesso. Io credo che su questo territorio ci siano le canne, da un'altra parte le cose, quindi è legato al territorio, Sì, esattamente, al la materia territorio prima, e alle materie che il territorio giusto, può offrire, che ti esattamente. offriva ai tempi, no? Perché non è che partivano a venire in Sardegna per prendere le canne, utilizzavano Certo, quello che, e quindi ogni se territorio. poi proprio vogliamo lasciarci andare nella fantasia, Sì. possiamo Che immaginare i popoli sardana che esportavano canne e launeddas. partivano con Non lo le. sappiamo, Non lo sappiamo. purtroppo non c'eravamo, Però sicuramente la però. musica lo vediamo anche nelle rappresentazioni, nei testi, c'è sempre stata da Sì, sempre, avevano sempre queste sì. canne in tante forme. Ma sino a poco tempo fa comunque il suonatore in Sardegna era visto come, passatemi il termine, una rockstar, perché non è che si metteva il CD o c'era il DJ o non Certo. c'era la possibilità di ascoltare la musica come la abbiamo oggi, quindi quando c'era la festa L'artista. arrivava il musicista ed era trattato come veramente una Una star. rockstar, anche perché comunque all'interno della festa c'era la possibilità, grazie anche alla musica, di avvicinarsi alle nuove amicizie, se così Certo, vogliamo dire. fa sempre un po' compagnia, no? Stavo appunto arrivando qua. Il fatto di andare su Spotify ti potrebbe avvicinare ad un pubblico molto giovane, una musica lounge, anche da spiaggia. Non so, mi viene in mente magari a Ibiza, ascoltare questo tipo di musica. Potrebbe essere Ma un'innovazione gli strumenti così. vanno sempre tutti d'accordo. Il problema non sono gli strumenti, il problema sono le persone che devono andare d'accordo. Chi prende lo strumento è libero di suonare, di fare qualsiasi cosa. A mio giudizio, magari sarebbe opportuno che prima di lasciarsi andare nelle sperimentazioni,
insomma, Se sapessero si sapesse un bene po' le tradizioni, tradizioni, ma anche l'origine. la tecnica. È come se una persona volesse scrivere un libro e non conosce I Promessi Sposi, la Divina Commedia. Cioè, c'è comunque un bagaglio Percorso. formativo da conoscere prima di avventurarsi nelle nuove Tu esperienze. sei anche compositore? Vorresti diventarlo? Hai qualcosa di tuo? Allora, io no, non sono un Però compositore, ci proverai ogni tanto. semplicemente cerco di dare la mia No. interpretazione nell'esecuzione, cerco di aggiungere qualcosa, di modificare il mio piacimento, però onestamente non ho ancora avuto la capacità di scrivere un mio brano. Sì, un'esperienza extra tradizione che mi ha sicuramente colpito è l'esperienza con Ambrogio Sparagna nel 2019, quando ho suonato per Sant'Anna Resi Jazz. Ho avuto la possibilità di suonare con la sua orchestra e anche lì è stata una bella esperienza. Mi ha dato la possibilità di E che strumenti conoscere. aveva? Che strumenti? Tutta Allora, l'orchestra lui, c'era? sì, c'era tutta l'orchestra, quindi lui suonava l'organetto, la voce, ma c'erano percussioni, di tutto e di più, Ma quindi. cantanti non ti hanno ancora chiamato per accompagnarli? Vedrai che succederà. Sì. Ma sì, al Festival di Sanremo Al o Festival di Sanremo sono già state. Ah! Sì, con Rocco Melis di San Ma Vito. Sì. dai! Che quella canzone cos'era? Ah, Mi chiedi troppo, non ti non ricordo. ricordo. Questo lo tagli. Quindi avete già portato questo strumento a Sanremo, insomma, li ha accompagnati un cantante. Sì, Rocco Melis aveva accompagnato una ventina d'anni fa. Sì, Beh, beh. su queste battute, Graziano, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Siamo Grazie anche veramente nella Sardegna, all'interno della Sardegna, che noi invitiamo sempre a vedere sia le coste che la parte interna, come anche la cultura e la geografia di questo posto, la storia e la musica. Quindi grazie mille e ciao a a voi. tutti. Ciao.